Ho deciso di fare la giornalista perché mi è sempre piaciuto scrivere. In realtà vorrei pubblicare un libro. Un bel bestseller da 1 milione di copie. Ma come minimo? Mica mi accontento di così poco io. Ehi, Riccardo, stasera ancora non si è visto un cliente? Ma io sono innamorato, Franca. Mannerini, mi perdoni, ma non posso permettermelo, il suo amore. E cosa fai? Mi lasci appeso un filo che non esiste e vivo la mia morte come un anticipo terribile. Poeta. Mia, vuoi fare questi compiti? Sì, ora li faccio. Basta, ora te la spegno. No, aspetta, fa finire la canzone. No. Fra poco arriva papà. Fai i compiti e alla svelta. È tutto qui. Voi nell'ultimo anno avete fatto acquisti. Avete dichiarato il falso. C'è un notaio che dalla Svizzera con 150.000 euro paga tutto quello che vi serve. Ma come fa a sapere queste cose? Dove le ha trovate? Lo so. Signora Manari, voi state coprendo degli assassini. Voi non avete nessuna prova. È la mia parola contro la sua. Come fa a vivere con questo peso sulla coscienza? Avevamo provato per anni ad avere un figlio. Ma era una maledizione. Ma poi... aborto spontaneo. Io non ho retto, è stato terribile. Sono caduta in una grave depressione, non riuscivo ad alzarmi dal letto, ho perso il lavoro. Poi cos'è successo? Signor De Angelis, io non racconterò questo a nessuno. Ho messo la testa a posto. E lo devo esclusivamente a mio marito. Vorrei tornare al fatto che le sue impronte digitali erano sul luogo del delitto. Le mie impronte erano lì perché io ero lì. Si era messo in testa di essersi innamorato. Ha capito che per me finiva lì e ha voluto vedermi un'ultima volta. Dopo ho fatto una doccia, sono uscita dal bagno e lui era morto. Dottor Colomba, mi scusi, vi raggiungo subito. Sì, va bene. Non si sente bene? Mi lasci sola, per favore. Sono preoccupata per la mia famiglia. Che cosa dirà mio marito quando lo scoprirà? Che vuol dire?